benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie. Come punto durata ben poco la sua prima esperienza come primo allenatore in una squadra di club, Daniele De Rossi è già pronto a ripartire in vista della prossima stagione. L'ex centrocampista della Roma è finito infatti nel mirino di una squadra che vorrebbe affidargli la propria panchina per il campionato 2023-2024. Il classe 1983, dopo l'avventura nella nazionale di Roberto Mancini come membro dello staff, è stato chiamato dalla SPAL per portare la squadra alla salvezza. Gli ultimi risultati negativi sono costati cari al tecnico che ha subito il primo esonero. De Rossi è pronto a tornare, è pronta una panchina di Serie A. Esonerato dalla SPAL pochi giorni dopo l'acquisto di Nainggolan, fortemente chiesto proprio dall'ex giocatore della Roma, per De Rossi ora ci saranno dei mesi di riposo forzato. L'ex centrocampista però potrebbe tornare ben prima del previsto su una panchina e potrebbe farlo in una squadra di Serie A. C'è infatti un club che sarebbe pronto ad affidargli la guida tecnica della squadra nonostante la sua poca esperienza da primo tecnico. Potrebbe essere quindi bastato un piccolo periodo di apprendistato in Serie B al neo allenatore per vederlo già su una panchina di Serie A, in vista della prossima estate. Per molti il classe 1983 è un predestinato di questo lavoro con molti addetti ai lavori che lo vedono come prossimo big. La Fiorentina pensa a De Rossi, possibile cambio in panchina. Le soddisfazioni della Fiorentina in questa stagione arrivano dalle coppe con i viola che hanno conquistato al momento la semifinale della Coppa Italia e sono con un piede e mezzo agli ottavi di Conference League. I 25 punti in classifica in Serie A, però preoccupano e non poco la dirigenza toscana che ha visto un campionato molto deludente da parte degli uomini di Italiano. Una qualificazione alla prossima Conference League è ormai da escludere con Biraghi e compagni che devono lavorare per tirarsi fuori dalla zona pericolosa. I risultati nelle coppe saranno fondamentali per Vincenzo Italiano che però ha già avuto in passato alcune frizioni con il club. Nel caso in cui non dovesse arrivare un exploit potrebbe esserci un cambio di guida tecnica con De Rossi in pole. Italiano ha un contratto fino al 2024 ed in caso di addio dovrà esserci un esonero. In passato anche il Bologna e lo Spezia avevano fatto dei pensieri sull'ex giocatore della nazionale ma al momento la Fiorentina appare in pole con commisso grande estimatore del tecnico. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.